L'onorevole Terracini, presidente dell'Assemblea Costituente, ha accettato di rispondere ad alcune nostre domande. Crede lei, onorevole, che la Costituente dovrà prolungare ulteriormente i suoi lavori? Stupisco della domanda. L'Assemblea Costituente sieda se stessa dopo una ponderata valutazione dei propri compiti in relazione al tempo fissata la data del 31 dicembre per portare a termine il testo costituzionale. Nessuno, neppure l'Assemblea Costituente, ha ragione di rimettere in discussione ancora la decisione presa e promulgata. Il 31 dicembre la Repubblica Italiana deve avere ed avrà la propria legge fondamentale. Quale contributo hanno portato i lavori della Costituente alla rinascita di uno spirito democratico e parlamentare? La Presidenza dell'Assemblea Costituente ha preso in questi giorni l'iniziativa per una solenne celebrazione del primo centenario del Parlamento, che cadrà l'8 maggio prossimo. Con ciò ha voluto sottolineare come l'Assemblea Costituente si senta l'erede di tutta la più sana esperienza parlamentare prefascista nel quadro delle rinnovate istituzioni repubblicane. E sulla eco suscitata all'estero dai dibattiti sulla Costituzione, l'onorevole Terracini ha detto: per comprenderla e valutarla basti citare le visite che parlamentari di tanti paesi fanno alla nostra Assemblea, assistendo ai suoi lavori, intrattenendosi con deputati di ogni settore, recando via con sé i resoconti delle nostre discussioni. L'Assemblea Costituente, testimoniando così della volontà e capacità degli italiani di erigere il loro avvenire su una base di legalità democratica, li costituisce dinanzi al mondo fra i garanti della pace e della collaborazione fra i popoli.